Sono un inventore di sogni. Dai loro un sogno e comprano tutto. Hai superato te stesso, Popper. Assolutamente sì. Chi vuole passare un bel weekend da papà? Io non ci voglio andare. Sarà forte! Quando mai ho deluso qualcuno? Al nostro anniversario, per esempio. Thomas, tuo padre ti ha lasciato qualcosa. E dove si trovava? Nell'Antartico. Ti richiamo subito. No, Pipì, non vengo al lavoro oggi. Ho animali pestiferi in casa. Prioritario può premere uno. Si rivolga alla fauna marina. Provi l'ufficio di Gianni di New York. Non metterti comodo. Non appena arrivo a casa, torni da dove sei venuto. Pronto? Devo mandare dei pinguini indietro. Mandare pinguini? Sì, mandare dei pinguini. Non mi piaci. Non mi servi. Non ti voglio nella mia vita! Salve, signor Popper. Le ho riportato il suo pinguino. Ma non è mio. Davvero? Quello potrebbe essere chiunque. Oh, ehi! Hey! Non siamo ancora pronti. Pinguini! Fico! Non è giusto. Signor Popper, mi dia i pinguini. Ah, scusi, ma non li può prendere ora. I miei figli ne vanno pazzi. Mi passi sale? Ok, faccio io. Chi è il responsabile di questo? Dovevate restare in auto. State in formazione? Ehi! Rompete le righe! Perché ti fai male da solo? Eh? Perché lo fai? Non è carino per il direttore dello zoo. Jim Carrey. Non vale! Cerca di riprenderti, hai la casa piena di pinguini. Lo so! I pinguini di Mr. Popper. Ehi, ragazzi, guardate qua. E punta tacco passo, punta tacco lancia. Passo cambio, passo cambio, passo cambio. Posa?